Sì all'energia rinnovabile, ma senza consumare suolo agricolo. In sintesi estrema, è per questo che Coldiretti ha dato il via a livello nazionale a una raccolta di firme, raccolta che a Pistoia si realizza al mercato di Campagna Amica, che si tiene proprio davanti alla sede dell'associazione, oltre che negli uffici delle sedi dei vari comuni della provincia. Possibile aderire anche in modalità online dal sito giovaniimpresa.coldiretti.it. Si chiede di vietare l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari su superfici agricole utilizzate, cioè su quelle superfici dove vengono prodotti beni agricoli destinati alla destinazione umana oppure all'allevamento animale. E si chiede di farlo perché? Perché il consumo di suolo è un fenomeno che sempre più nel tempo si sta verificando e se con una legge, diciamo, che potrebbe approvare l'installazione di questi pannelli si l'opportunità di utilizzare il terreno agricolo, la superficie agricola italiana andrebbe gradualmente sempre più a diminuire. Le firme poi saranno presentate agli organi istituzionali, al Ministero dell'Ambiente in primis, oggi della transizione ecologica, affinché in pratica venga ben chiarito il fatto che l'utilizzo di suolo agricolo per noi non va sicuramente bene. E come alternativa noi diciamo installiamo eventuali impianti di produzione fotovoltaica sulle aree dismesse, sulle aree di bonifica post-industriali oppure sui tetti dei manufatti anche agricoli o comunque industriali.